Un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Come sempre, prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella posta a fianco per non perdervi le notifiche dei futuri prossimi video che pubblicherò. Oggi vorrei parlare con voi di questo testo interessante che vi consiglio di leggere se ne avete l'occasione, di Laura Imai Messina e che si intitola Wa, la via giapponese all'armonia. L'autrice è scrittrice, docente universitaria e ricercatrice residente a Tokyo. Da anni cura un blog di riferimento per gli appassionati del sollevante, vale a dire Giappone Mon Amour. Sono ben lieto ancora una volta di parlare di un libro che ci racconta aneddoti della cultura orientale, in particolare quella nipponica, in questo caso. Una cultura non solo quella giapponese, ma quella orientale in generale, che mi sta particolarmente a cuore, che mi ha sempre affascinato e da cui credo possiamo ricavare numerosi insegnamenti, nonché una profonda saggezza millenaria. Ma veniamo al libro e a cercare di capire più nello specifico in che cosa consiste questo spirito giapponese. Dobbiamo sapere intanto che l'antico nome del Giappone era Yamato, che scomposto nei suoi ideogrammi oggi significa grande wa, cioè grande armonia. Wa che peraltro dal titolo al libro appunto significa perciò armonia, ma evoca molto di più, perché indica tutto ciò che è mite, sereno e moderato, ma anche in fondo tutto ciò che è giapponese. È quell'armonia di fondo, priorità della cultura giapponese, che viene sopraelevata rispetto all'interesse individuale e permea le parole e gli atteggiamenti del popolo giapponese. Il Giappone, in questo senso, credo possa darci un grande insegnamento, vale a dire che il senso civile, la bellezza, l'armonia, appunto, si costruiscono attraverso la solidarietà, attraverso un continuo lavoro su se stessi, imparando l'arte della pazienza, facendo le cose con cura e mai a discapito degli altri, perché è insito nella cultura giapponese che una felicità davvero sostenibile sia un progetto che accomuna tutti e mai solamente un singolo individuo. Il libro si snoda attraverso 72 parole, 72 come le stagioni giapponesi che ogni 5 giorni danno la possibilità di rinnovarsi e che racchiudono in sé l'essenza ed il fascino, oserei dire, intramontabile del Giappone. E tra queste 72 oggi ne ho scelta una in particolare, per me significativa, con cui vorrei salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ed è la parola Kintsugi, spero di averlo pronunciato correttamente, vale a dire l'arte molto antica di riempire d'oro le ferite, nel concreto le fratture che si creano tra i cocci di un vaso che cade e si rompe, ma che non viene buttato via, bensì recuperato. Ebbene, questa pratica antichissima ci ricorda di valorizzare quelle imperfezioni, quelle cadute, quei fallimenti che fanno parte del nostro percorso, dai quali tante volte vorremmo fuggire, ma che invece ci caratterizzano, ci rendono unici e rendono unico il vaso della nostra vita. Di fronte all'ossessione del perfetto, del giusto a tutti i costi, risulta difficilissimo accettare ciò che non lo è. Vige l'atteggiamento di buttar via subito qualcosa, non appena mostri di non essere esattamente come lo volevamo. Valorizzare invece le cicatrici che ci portiamo addosso e che, volenti o nolenti, ci ricordano chi siamo, suona come un atto straordinario. Esiste in Giappone un'arte che fa dell'errore un'opportunità, della fine un inizio, dell'irreparabile bellezza, e Kintsugi, l'oro, kin, che si fa colare in tsugime, spero di averlo pronunciato correttamente anche qui, ovvero le saldature di un oggetto di ceramica che ha subito un qualche incidente. È una ciotola che cade, si frantuma e mostra così la natura fragile e parziale delle cose, che spiega come in verità il mondo sia fatto di pezzi, grandi o piccoli, e come stia a noi ricompattarli nel modo più indolore. Sono stoviglie spaccate, sbreccate, rinsaldate con la lacca e i cui punti di rottura vengono riempiti e decorati con l'oro, con l'argento. Kintsugi è una tecnica nata in Giappone e nella stessa definizione del termine si racconta in questa lingua l'attesa trepidante e gioiosa nel vedere cosa verrà fuori dalla riparazione.
la felicità rappresa nell'errore. La storia racconta come lo shogun Ashikaga Yoshimasa inviò in Cina una ciotola che si era inclinata con la preghiera che venisse sostituita con una nuova. Gli fu risposto che un oggetto di quella fattura e qualità non veniva più prodotto. La ciotola venne pertanto rinsaldata con guarnizioni metalliche che, invece di nascondere, evidenziavano il danno brutalmente. Lo shogun, insoddisfatto, disse che l'effetto estetico di quel tipo di riparazione assomigliava al salto di una cavalletta posata sul dorso di un cavallo. Nello stesso periodo storico, gli artigiani giapponesi svilupparono la tecnica del kintsugi, che si basa invece sull'accettazione della rinnovata forma assunta dall'oggetto, cui si cerca di donare nuova vita e mantenerne insieme la bellezza. Riempire d'oro le ferite, farne pezzi unici, fregiarsi di ciò che ci distingue, e ancora accettare le rughe su un volto, gli squarci che si aprono naturalmente nella vita. Cadere è parte del viaggio, fa parte del camminare. Aver dimenticato come è accaduto che siamo diventati grandi, come è successo che abbiamo imparato a camminare, a leggere da soli, a impugnare due bacchette, ad amare una persona, non significa che non sia accaduto veramente e che ogni risultato che abbiamo ottenuto non abbia richiesto tempo e molti sbagli prima di riuscire. Basta ascoltare la storia di un adulto che sia sopravvissuto a un'adolescenza burrascosa, a grandi mancanze familiari, a tragedie collettive e che sia riuscito tuttavia a riempire d'oro le ferite, tanto che quelle cicatrici ora brillano fino ad abbagliare, diventando negli anni la sua parte migliore. Di maggior valore sono proprio quei segni che significano equilibrio tra le parti, di per sé separate eppure riunite dalla bellezza di una scelta, quella di non buttare via ma di mettersi con pazienza a riattaccare i pezzi. È un concetto profondamente radicato nel pensiero giapponese, le cui numerosissime sfumature scoraggiano una definizione sommaria e riassuntiva. È il wabi-sabi, l'imperfezione che valorizza, che rende un oggetto di ceramica unico nel mondo, e l'accettazione del misterioso e continuo cambiamento delle cose. L'idea che la perfezione non sia un risultato, bensì un processo, che l'autentica bellezza poteva essere colta solo da chi avesse con la propria mente completato l'incompleto. Davvero vitale è l'atto del compiere, non l'atto compiuto. La filosofia che sta dietro a Kintsugi insegna come l'irreparabile non esista. Funge da ispirazione per acquisire ulteriore disinvoltura, per camminare a testa alta, per procedere sicuri, da oggi in poi, sulla via di ogni fallimento che di sicuro arriverà. Alla prossima!